Mister, domenica altra partita in trasferta, si va ancora una volta su un campo molto complicato come quello del Pomigliano. Com'è andata la settimana e che partita ha preparato? La settimana è andata molto bene, ci siamo allenati abbastanza bene, quindi ci siamo preparati come sempre. Non abbiamo, ho detto pure prima, non cambiamo modo di pensare, noi ci alleniamo sempre alla stessa maniera, non abbiamo, o se giochiamo con una squadra che è in prima in classifica o ultima in classifica, il nostro pensiero deve essere sempre quello, non è che ci cambia molto. Dobbiamo cercare andarci a difendere la metà campo degli altri, essere aggressivi, creare delle situazioni da gol. Mister, la rosa è tutta disponibile oppure chi sono gli indisponibili? Ho Kicker Camone che è indisponibile, Starita ancora che è indisponibile, e poi qua c'ho Claudio Mazzella che 2 giorni fa ha avuto un problema. Però penso di recuperarlo, poi qualcuno c'ha qualche acciacco così, però sono recuperabili tutti. Abbiamo visto domenica scorsa Scalzone che è subentrato e ha anche segnato. In che condizioni sta il calciatore? E se tra poco lo potremo vedere anche dall'inizio? Credo che mercoledì la partita di Coppa Italia la possa fare dall'inizio. Credo che in questo momento chi sta giocando a posto suo sta giocando molto bene, è nella condizione migliore della sua. Quando avrà lo stesso minutaggio a livello fisico così come ce l'ha Franco, poi Padin, mi potrà mettere in difficoltà, io ci penserò per il campionato. Però mercoledì che abbiamo la Coppa Italia, credo che lui abbia anche bisogno di fare una partita intera, almeno sui 60-70 minuti, per vederlo anche io, perché poi dopo l'ho visto sempre 20 minuti, non ha mai fatto di più, no? Quindi adesso mercoledì poi abbiamo questa partita, credo di farlo giocare dall'inizio. Mister, 10 punti in 4 partite, una squadra che segna tanto, che prende pochissimi gol. Probabilmente si è trovata la quadratura giusta della squadra. Sì, no, a questo momento sì, dopo io credo che noi non cambieremo mai atteggiamento. In questo momento rischiamo poco, prendiamo pochi gol, creiamo molto. La squadra è cresciuta molto in un giro di 3 settimane anche a livello fisico, perché noi poi dopo, come ho detto, abbiamo fatto pochi amichevoli, abbiamo lavorato molto, al di là dell'allenamento la condizione era proprio le partite amichevoli che noi non abbiamo fatto, no? Anche la conoscenza, perché avevamo cambiato molto. Adesso la squadra in questo momento sta facendo molto bene, per 60-70 minuti riesce veramente a giocare molto bene. E noi l'obiettivo nostro è quello, giocare bene per 60-70, perché 90 minuti è impossibile, no? Ci sono anche le altre squadre, quindi ci saranno anche i momenti da soffrire, però se riusciamo ad avere questo atteggiamento, il fatto di giocare, di venire in avanti, di creare situazioni, di essere dinamici nei 60-70 minuti di partita, come siamo in questo momento, siamo una squadra forte e difficile da battere. Filippo, domenica altra trasferta sul campo del Pomigliano. Che partita ti aspetti? È una partita dura perché secondo me loro non hanno raccolto finora quanto meritano dalla squadra che hanno. Sono una squadra forte, l'abbiamo analizzata, sappiamo quali sono i loro punti di forza e sta a noi essere bravi e continuare il percorso di crescita intrapreso da Ercolano a questa parte, continuare a dimostrare di essere una squadra forte, di essere una squadra solida, come avete detto con il mister. E niente, sarà una battaglia come tutte le partite da qui alla fine del campionato. In più sono due trasferte di fila, vincere due trasferte di fila sarebbe importante per il morale e soprattutto anche per il percorso futuro. Percorso di crescita, cosa è cambiato dall'inizio ad oggi? Un'Ischia che noi abbiamo visto che è migliorata partita dopo partita. Sicuramente
Sai, quando Peppe, quando impari a conoscere i tuoi compagni, quando trovi l'alchimia giusta in mezzo al campo, impari a conoscere i difetti, perché comunque ognuno di noi ha dei difetti, e i pregi dei tuoi compagni, e poi alla fine riesci anche a valorizzare quali sono quegli aspetti positivi dei tuoi compagni. Noi ad oggi stiamo riuscendo a lavorare sugli aspetti positivi di ognuno di noi, e nel momento in cui abbiamo quei momenti di difficoltà siamo bravi a sacrificarci l'uno per l'altro, andando a limitare i difetti che ognuno ha. Quindi nei momenti di difficoltà stiamo facendo del sacrificio la nostra arma fondamentale, e questo è importante in una squadra di calcio, perché imparare a soffrire è la base di tutto. Poi dopo, quando troviamo gli spazi, troviamo campo, abbiamo i giocatori per far male, e soprattutto stiamo riuscendo anche a trovare la via del gol con una buona, non ti dico facilità, ma una buona continuità. E questo è importante, perché fare due partite sia con l'Albanova che con il Savoia, 6 gol, vuol dire che la strada è quella giusta e stiamo facendo bene. Dove collochi la tua Ischia quest'oggi, vedendo questo grande inizio e questi ottimi risultati in Coppa Italia anche? Io penso che l'Ischia deve sempre giocare per vincere, questo l'ho sempre pensato e lo penserò sempre, però tra il vincere e non vincere il passo è molto sottile, passa un filo di continuità di risultati, di continuità di gruppo, di affiatamento, di voglia di sacrificarsi tutti insieme. Non è facile, perché il campionato non lo vinci in 11, il campionato lo vinci con 20 persone, e quindi nel momento in cui i titolari avranno dei piccoli problemi, chi è fuori dovrà dimostrare di valere la maglia dell'Ischia, e sono sicuro che ad oggi abbiamo un gruppo per far questo, però le parole sono parole e i fatti poi dopo sono altra cosa, quindi la strada è lunga, io non ti voglio dire, lo so dentro di me dove la colloco e dove sogno che l'Ischia può stare, però è un percorso lungo, pieno di ostacoli da fare passo dopo passo, quindi pensiamo partita dopo partita, guardiamo un po' la classifica, perché anche l'anno scorso partimmo bene, poi ci perdemmo perché avevamo una rosa forse più ristretta rispetto a quest'anno, quindi pensiamo partita dopo partita. Ti faccio un'ultima domanda, una domanda un po' scomoda, puoi anche non rispondere. Domenica scorsa, a fine partita, sono usciti vari articoli su varie testate di uno scontro tra i tifosi dell'Ischia e i tifosi del Savoia, ma i tifosi dell'Ischia lì a Torre Annunziata non c'erano. Tu che pensi su questo attacco nei confronti dei tifosi dell'Ischia? Io sono sincero, non conosco la Borrelli, la persona che ha per primo divulgato questo articolo, quindi non posso sapere perché lo abbia messo, solo che i nostri tifosi non c'erano davvero. Io sono sincero, quando l'ho letta mi è anche scappato un sorriso, perché mi sembrava quasi uno scherzo. Però io personalmente posso solo parlare bene che dei nostri tifosi, perché l'anno scorso ci sono sempre stati vicini, quest'anno ci sono stati vicini, negli anni che io sono stato a Ischia, anche tanti anni fa, hanno sempre dato tanto per la maglia, e ho sempre sognato e pensato l'Ischia con i tifosi come un tutt'uno, perché siamo diversi noi a Ischia, non siamo piazze dispersive, noi siamo un'isola, ci conosciamo tutti, quindi il tifo a Ischia è diverso rispetto ad altri posti, quindi io non posso solo che parlare bene. Non penso che sia stato un attacco diretto alla società o ai tifosi, penso che sia stato, voglio pensare nella buona fede, che sia stato solo esclusivamente un errore, anche perché le immagini sono immagini che ho visto, sono immagini forti, cioè non sono una guerriglia, cioè è stato uno scontro importante, cosa che non ho mai visto, però io sono piccolo, quindi so poche cose.